Preghiamo insieme il Santo Rosario alla Madonna di Fatima, in suo onore e in riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Contempliamo i misteri gaudiosi. Primo mistero: l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria Santissima. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. È la Madonna stessa che il 13 maggio 1917 chiede ai tre pastorelli: Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandare, in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? E con quel sì lo vogliamo che i tre pastorelli pronunciano con tanta generosità, essi si consacrano al cuore immacolato di Maria e si impegnano a rispondere con la loro vita alla chiamata che Dio fa loro attraverso Maria Santissima. Consacrarsi al cuore immacolato di Maria è riconoscere la sua missione di madre nostra e della Chiesa, per lasciarsi sul suo esempio aiutare da lei a diventare persone docili alla grazia di Dio, attente alla sua parola e pronte a fare la sua volontà, in una fede a tutta prova, con una carità senza limiti e una speranza indivisa. La preghiera del Santo Rosario, la pratica dei primi sabati, la consacrazione al cuore immacolato di Maria ci aiutano ad accrescere la nostra unione con Dio e a collaborare alla storia della salvezza attraverso il cuore di questa madre. Il nostro più grande errore è di pensare che solo le grandi azioni economiche e politiche possano cambiare il mondo. È una tentazione diffusa anche tra gli stessi cristiani pensare che la preghiera non abbia molto valore ed efficacia. A Fatima invece sentiamo parlare di cose nascoste, conversione, preghiera, penitenza, che sembrano non avere alcuna importanza politica, ma che in realtà sono cose decisive, sono le forze davvero rinnovatrici del mondo. Papa Benedetto XVI. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Maria, Vergine del Santo Rosario di Fatima, pregate per noi e per il mondo intero. Secondo mistero, la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Maria Santissima canta le meraviglie che Dio ha fatto per lei. Egli è riconoscente per l'amore e la misericordia che lui riversa su ogni creatura. Anche a Fatima, l'angelo, apparendo ai tre pastorelli, rivela loro che i cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Non solo sopra gli umili pastorelli, ma su ognuno di noi Dio ha disegni di misericordia, di grazia, di perdono e di amore. Suor Lucia di Fatima. Dio ci è Padre, ci ama come figli e vuole fare grandi cose per noi e con noi. Lui, che è Dio, si fa mendicante di amore, ci chiede di consolare il suo cuore e il cuore immacolato di sua madre, tanto offesi dagli oltraggi, sacrilegi e indifferenze degli uomini ingrati. E ci invita a fare della nostra vita un continuo atto di amore e di riparazione. Come ha chiamato Maria Santissima, egli chiama anche ciascuno di noi a collaborare con lui alla salvezza delle anime, andando oltre quelli che noi pensiamo essere i nostri limiti e le nostre debolezze. Anche a noi, come alla piccola Lucia, la Madonna dice: Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio immacolato cuore. E anche a noi, come alla piccola Lucia, fa una promessa. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Maria, Vergine del Santo Rosario di Fatima, pregate per noi e per il mondo intero. Terzo mistero. Gesù nasce nella povera grotta di Betlemme. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. È nel grembo di Maria Santissima che il Figlio di Dio si è plasmato, prendendo da lei anche un'umana somiglianza che evoca un'intimità spirituale certo ancor più grande. Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di Maria. Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola. I ricordi di Gesù impressi nel suo animo l'hanno accompagnata in ogni circostanza, portandola a ripercorrere col pensiero i vari momenti della sua vita accanto al Figlio. Sono stati quei ricordi a costituire, in un certo senso, il rosario che ella stessa ha costantemente recitato nei giorni della sua vita terrena.
La Madonna Fatima ci chiede di pregare tutti i giorni il Santo Rosario. Pregando le Ave Maria, noi contempliamo per Maria, con Maria e come Maria i misteri della vita di Gesù, che sono custoditi nel suo cuore immacolato. Il Rosario ci trasporta misticamente accanto a Maria, impegnata a seguire la crescita umana di Cristo nella casa di Nazareth. Ciò le consente di educarci e di plasmarci con la medesima sollecitudine fino a che Cristo non sia formato in noi pienamente. Affidiamo ogni giorno la nostra vita al cuore immacolato di questa nostra mamma e preghiamo il Santo Rosario perché attraverso questa preghiera lei ci aiuti a conoscere e ad amare sempre di più suo Figlio Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Maria, Vergine del Santo Rosario di Fatima, prega
pregate per noi e per il mondo intero. Quarto mistero. Gesù bambino è presentato al Tempio. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Il cuore di Maria Santissima è sempre unito al cuore di Gesù. I palpiti del cuore di Cristo sono i palpiti del cuore di Maria. L'orazione di Cristo è l'orazione di Maria. Le gioie di Cristo sono le gioie di Maria. Da Maria Cristo ha ricevuto il corpo e il sangue che dovranno essere immolati e versati per la salvezza del mondo. Perciò Maria, diventata una con Cristo, è la corredentrice del genere umano. Con Cristo nel suo seno, con Cristo tra le sue braccia, con Cristo a Nazareth nella vita pubblica. Con Gesù Cristo è salita sul Calvario, ha sofferto e agonizzato, raccogliendo nel suo cuore immacolato gli ultimi dolori di Cristo. Le sue ultime parole, le ultime gocce del suo sangue da offrire al Padre. E Maria Santissima è rimasta sulla terra per aiutare gli altri suoi figli a completare l'opera redentrice del suo Gesù, conservandola nel suo cuore come in una sorgente di grazie, per comunicarci i frutti della vita, passione e morte di Gesù Cristo, suo Figlio. Suor Lucia di Fatima. Offriamo a Maria Santissima tutta la nostra vita, con le sue gioie e i suoi dolori, perché lei li offre al Padre in unione al sacrificio di Gesù e possiamo così collaborare alla salvezza di tante anime. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Maria, Vergine del Santo Rosario di Fatima, pregate per noi e per il mondo intero. Quinto mistero: il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Solo dopo 3 giorni Giuseppe e Maria ritrovano Gesù mentre sta discutendo con i dottori nel tempio. Sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? E Gesù le risponde: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sono parole che sembrano dure per i suoi genitori. Solo la fede permetterà a Maria Santissima di custodirle tutte nel suo cuore. Dopo 20 anni, a Cana di Galilea, un altro episodio chiederà a Maria Santissima di crescere ancora nella fede. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Risponde Gesù alla madre, quando questa gli fa presente che non c'è più vino sulla mensa degli sposi. Ancora una volta, una risposta che a noi sembra essere troppo dura per colei che è la mamma di Gesù e che lo ama così tanto. Ma questo è il cammino di crescita nella fede e nell'obbedienza alla volontà di Dio che anche Maria Santissima deve percorrere. Lei è piena di grazia, ma è una pienezza che va colmata sempre di più. E così vale anche per noi. Non potremo mai dire di essere arrivati, di avere già fatto tutto quello che potevamo fare. Gesù ci insegna ad amarlo sempre di più, a credere sempre di più, a essere sempre più saldi nella speranza, proprio attraverso le circostanze della vita. Anche i tre pastorelli di Fatima si esortavano e aiutavano a vicenda a crescere nell'amore per Gesù, per la Madonna e per le anime, anche correggendosi a vicenda, proprio perché si volevano bene. E cercavano davvero il bene l'uno dell'altro e nutrivano lo stesso amore anche per le anime dei peccatori. La piccola Giacinta, dopo la visione dell'inferno, spesso ripeteva: L'inferno, l'inferno, quanta compassione ho delle anime che vanno all'inferno. Bisogna pregare molto per liberare le anime dall'inferno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Maria, Vergine del Santo Rosario di Fatima, pregate per noi e per il mondo intero. Preghiamo per il Santo Padre Papa Francesco e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera alla Madonna di Fatima. Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo cuore immacolato, la carità e la pace di cui tu sei regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità, perché tu le soccorra, i nostri dolori, perché tu li lenisca, i nostri mali, perché tu li guarisca, i nostri corpi perché tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi d'amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie. Pace all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero. Donaci molte vocazioni e santi sacerdoti.
Protegge il Papa, i Vescovi e la Santa Chiesa di Dio. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volge a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio, mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.